Buonasera, eccoci al secondo appuntamento dei tre organizzati dal CDA del Teatro del Baglio per queste festività. Oggi siamo al 1º gennaio 2021. Ci siamo lasciati alle spalle, speriamo, un anno davvero difficile, un anno che ci ha portato a fare tante rinunce, anche il semplice abbraccio. Ma siamo pronti per ripartire e abbiamo rimodulato il nostro modo di lavorare giusto perché vogliamo esservi vicini attraverso le nostre iniziative. E poi ce lo insegna la storia, prima o poi i momenti brutti passano. Lo stesso Victor Hugo ci dice che anche la notte più buia, prima o poi ha un sole che sorge. E volevo chiamare l'assessore alla cultura Caterina Mercante. Buonasera a tutti, ringrazio Giusianna e tutto il CDA dell'istituzione per avermi dato questa opportunità questa sera. Io sono qui a nome di tutta l'amministrazione comunale di Villafrati, del sindaco Francesco Agnello, per porgervi i nostri auguri, auguri affettuosi e sentiti. Credo che tutti abbiamo bisogno di questi auguri perché questo anno che ci accingiamo a vivere possa essere pieno di serenità e di salute. Questo per tutti noi è stato un anno difficile e a tratti tragico, però il messaggio che per primo parte questa sera dall'istituzione è sicuramente un messaggio di resilienza, perché nonostante tutto hanno voluto preparare uno spettacolo da far vivere a tutti noi. E questo è importante perché il mondo della cultura è stato, come dire, è stato fortemente traumatizzato, da questa pandemia. Non abbiamo avuto la possibilità di andare al cinema, di venire al teatro, di ascoltare e vedere direttamente gli artisti. Mi auguro e vi auguro di poter ritornare in questi luoghi bellissimi che sono i teatri, i cinema, dove potremmo nuovamente rivederci e abbracciare con i nostri applausi gli artisti, perché tutti gli artisti hanno bisogno della nostra presenza. Pertanto non mi resta altro che farvi gli auguri di un buon 2021. Grazie e buonasera. Grazie all'assessore alla cultura Caterina Mercante. Niente, noi siamo ripartiti il 25 dicembre, dopo mesi di silenzio, dicevo, questo teatro ha riaperto il sipario a questi tre eventi che sono praticamente in programma, nel cartellone per le festività. Il primo è stato quello del concerto, organizzato dai docenti del Music Lab, del teatro, dal laboratorio di teatro per ragazzi. E vogliamo ringraziarvi per averci seguito e per il vostro caloroso affetto arrivato attraverso i messaggi. Questa sera è la volta di un altro concerto, è il concerto dei solisti dell'Opera Laboratorio e a tal proposito chiamo il maestro Fabio Ciulla ed Elisabeth Smith che ci parleranno appunto di chi sono i solisti dell'Opera Laboratorio che abbiamo tra l'altro ospitato qui in una delle rassegne estive, ma questa sera con un progetto diverso. Bene, buonasera a tutti, grazie di essere in collegamento. Noi rappresentiamo l'Associazione Solisti di Opera Laboratorio, della quale il Maestro Ciulla è vicepresidente. È un'associazione che è nata in 2002, ha un lungo curriculum, appunto 18 anni. Abbiamo avuto il piacere e l'onore di collaborare con alcuni degli enti più importanti come la Fondazione Teatro Massimo, la Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana, Tao Art, la Fondazione Taormina Arte, Teatro Nazionale di Malta, l'Orchestra Nazionale di Malta. Allora, è un'associazione di ragazzi, però che adesso, attraverso tre o quattro generazioni di giovani artisti, soprattutto siciliani, che si affacciano e adesso fanno anche parte del mondo dei professionisti, della cultura lirica. Grazie dell'ospitalità.
Noi siamo ben felici di essere qui a Villa Frate. Questo posto è molto interessante, molto efficace anche per fare musica. C'è anche un ottimo strumento. Noi siamo molto soddisfatti, intanto perché ricominciamo. Ricominciare da qua non è male. E poi siamo molto contenti perché i nostri adepti dell'associazione Sinistica per il Laboratorio, che sono musicisti di grande valore, finalmente possono anche esprimersi. È chiaro che questa sera faranno un concerto corale, ma anche la coralità fa parte del percorso musicale. E noi siamo soddisfatti, siamo orgogliosi delle generazioni di cantanti e strumentisti che sono entrati nel mondo del lavoro. Speriamo di poterlo fare ancora per tanto tempo. Gli artisti di stasera sono giovanissimi, il più giovane è il giovanissimo tenore che sentirete in Paris Angelicus, un po' emozionato, 18 anni, da Corleone, Cristian Rimasti. Poi abbiamo tanti giovani che hanno già debuttato in teatro importante, come il tenore Rosolino Cardila, il tenore Gianmarco Randazzo, i soprani Floriana Ciccio e Elisa Barale. E anche abbiamo un apporto anche di musica diversa, se non musica leggera, musica gospel, che è rappresentato da Beatrice Grimaldi. Spero di non avere Andrea Ciaccio, che è un ottimo baritono, che ci dà anche un input un po' più della musica leggera. È un concerto molto variato, ovviamente un gruppo stasera ristretto, l'associazione è molto più grande, però per le restrizioni, le difficoltà anche di distanza, distanziamento per il Covid, ovviamente siamo un gruppo piccolo, però vengono da ovunque, da Alcamo, da Corleone, appunto, da Cinisi, da Palermo, allora c'è una bella rappresentanza, diciamo, di questo lato della Sicilia. Speriamo che questi giovani, una delle difficoltà che abbiamo, come ha detto giustamente sia l'assessore sia Giusiana, la cultura è chiusa, è uno delle reparti, diciamo, i settori che è stato più penalizzato del Covid. Ed è un peccato perché la cultura è il patrimonio italiano per eccellenza. Questo lo dico io da italiana acquisita, sono statunitense di nascita, sono venuta in Italia proprio perché credevo che l'Italia fosse e lo è la culla della lirica. E allora, per quanto soffriamo noi che siamo già di una certa età, i giovani che ancora hanno voglia e talento e vogliono fare parte di questo magnifico e storico tradizione italiana si trovano veramente penalizzato doppiamente. È già difficile in sé questo mestiere, però se aggiungiamo il Covid, veramente per i giovani è estremamente deprimente e soffrono. Però maggior ragione ringraziamo proprio Villa Frati, Teatro del Bari, Consiglio di Amministrazione, l'assessore e l'amministrazione, tutto, per aver dato questa piccola opportunità, questa piccola apertura a questi ragazzi di almeno una volta quest'anno esibirsi e condividere il loro talento e la loro gioia con tutti voi. Grazie. Allora, grazie ad Elizabeth Smith, al maestro Fabio Ciulla, con i solisti di Opera Laboratorio in I Canti di Noel. Per voi, buona serata e buon ascolto. Thank you.
Solides as I'm all my, Pile de la divina fama.
Redentor, noi, noi,
Jingle bells,
Ed eccoci arrivati alla fine. Vi ringraziamo per essere stati con noi. Ringrazio ancora i solisti di Opera Laboratorio, Elizabeth Smith e il maestro Fabio Ciulla, per averci fatto trascorrere questa serata all'insegna delle emozioni. Speriamo che siano arrivate pure voi a casa. Vi ricordo il prossimo appuntamento, che sarà il 6 gennaio, il giorno dell'Epifania, con il concerto Ensemble di corni Shofar. E allo stesso tempo voglio ringraziare i tecnici che questa sera hanno lavorato per noi, Virgilio Ferrara e Salvo Zuccaro e tutto lo staff del Teatro del Baio. Ancora una buona serata, arrivederci.